Dovrà stare esattamente dove la vetrata del Masia illustra, illustra la resurrezione di Lazzaro, che un po' è nudo e un po' è vestito di bianco, per cui ci dà tra le 11 e mezzogiorno e mezzo, cioè l'ora delle messe dei vescovi, ci dà il punto dove guardare. E ripartire da questa storia credo che sia molto bello e ci aiuta anche a progettare una storia diversa. Si chiama infatti Arca di Luce ed è un percorso storico-artistico e religioso che unisce il Duomo di Arezzo al Palazzo Vescovile, un vero e proprio itinerario spirituale che rende fruibile al visitatore tutte le immense bellezze custodite nei due luoghi simbolo della religione ad Arezzo, reso possibile adesso grazie alla nuova gestione di Opere e Laboratori di Siena. Ecco, mettere insieme Firenze, Siena e Arezzo è un miracolo che non ci sono riusciti a farlo neanche nel Medioevo. Ecco, e direi che se insegniamo alla gente a valorizzare quel che c'è, dovunque sia, senza campanilismi che non servono a nulla, si riesce a capire la nostra identità di italiani. Ma non solo, è stata realizzata anche un'audioguida che consente di muoversi in autonomia all'interno del percorso artistico ulteriormente ampliato. Noi possiamo contribuire al resto del mondo con alcune cose che sono nostre. I miei giapponesini che arrivano non capiscono l'italiano e neanche capiscono tutte le lingue della terra, ma la lingua dell'arte parla tranquillamente. E la Chiesa Cattedrale, ma anche le altre grandi realtà che puntualizzano la città, sono un grande aiuto per far capire chi siamo.